Hai finalmente preso la decisione di comprarti un nuovo computer? Bene, immagino che sarai raggiante per la felicità, però improvvisamente sei preso da un dubbio amletico, meglio Windows o Apple? I tuoi amici hanno pareri contrastanti al riguardo. Non hai trovato finora uno spiraglio di luce per la tua scelta definitiva? Allora questo è proprio il video che fa per te. Cercherò di renderti le idee un po' più chiare, elencandoti i vantaggi e svantaggi di entrambe le tipologie di PC. È bene dire però, che la scelta tra Windows ed Apple, quindi Mac, dipende da due principali fattori. Sorgono quindi due interrogativi: il primo, quanto vuoi spendere? Il secondo invece, per quale scopo lo vuoi acquistare? Semplicemente per navigare su Facebook, oppure per progetti più ambiziosi, come ad esempio creare un business online. Capito ragazzi? Non fatevi influenzare da quello che dice la gente, questo video non ha la pretesa di essere a favore dell'uno o dell'altro, ha il solo scopo di farvi aprire gli occhi su quale sia il prodotto giusto da acquistare, secondo l'utilizzo che ne fate. Quindi, in merito a ciò che dicevo prima, per quanto riguarda l'aspetto monetario, se avete un minimo di esperienza in campo informatico, saprete benissimo che un computer Mac costa decisamente di più rispetto ad un PC normale. Quindi, se le vostre risorse finanziarie non sono particolarmente cospicue, allora il mio consiglio è quello di optare per la scelta di un PC come un Acer, oppure un Hewlett Packard, senza pensarci troppo. Se, invece, il tuo budget ti permette di puntare in alto, allora il Mac può davvero rivelarsi un ottimo investimento, considerando le sue enormi potenzialità e risorse. Detto questo, introduciamo prima i vantaggi derivanti dal possedere un Mac. Innanzitutto, il Mac, a differenza di un PC Windows, è una macchina ideata e progettata per ottenere la massima efficienza in termini di velocità ed elaborazione dei file. Oltre ad essere più longevo, e quindi, più duraturo, rispetto ai PC comuni, il Mac è famoso anche per la sua invulnerabilità, da attacchi esterni malevoli come virus e malware. Altro pregio importante del marchio Apple, riguarda la sua efficienza nell'operare a livelli costanti, senza mai creare fastidiosi problemi tecnici. In poche parole, potrete eseguire anche più programmi per volta, senza correre il rischio di un blocco del PC. Quindi, senza scendere troppo in ambiti tecnici, vi dico che la tecnologia Apple si presta molto meglio per quanto riguarda la grafica rispetto a un PC normale. Ci sono una serie di programmi molto utili e professionali come il famoso After Effects, che vi permetterà di creare i video degni del cinema di Hollywood. Avrete inoltre il fantastico editor audio Audacity, un ottimo software che vi permetterà di modificare in maniera divertente la vostra voce, e il mitico e conosciutissimo Photoshop, senza dubbio il miglior programma per l'editing delle immagini. Ora voi direte, Zarg, noi non siamo programmatori, né tantomeno creatori di video elaborati, con effetti grafici hollywoodiani, quale dei due è meglio per quanto concerne l'uso personale, quindi per giocare, scaricare, eccetera eccetera? Beh, per quanto riguarda il gioco, lo svago ed il divertimento, l'acquisto di un PC è probabilmente la scelta migliore, questo perché i PC sono più facili da collegare a dispositivi esterni, come per esempio i televisori LCD, che fungeranno da splendidi monitor. Quindi, se a te, come me, piace giocare al PC e ne hai fatto una vera passione, allora è altamente sconsigliato l'uso di un Mac, perché non vi darà la benché minima soddisfazione in ambito videoludico e ricreativo. Ascoltate il mio consiglio, lasciate perdere Apple, piuttosto acquistate un vero PC, che sono molto più potenti, e, a parità di potenza, come potete vedere dall'immagine, costano molto, ma molto meno. Bene, spero di aver chiarito la situazione. Ora vi saluto, perché ho mille cose da fare. Ciao a tutti ragazzi, al prossimo video.